Bella a tutti ragazzi, Quargasmi che sono qui con un nuovo pack opening. Dunque, abbiamo un Team of the Week che è veramente devastante. Abbiamo Ronaldo attaccante, Ronaldo si fa TT, abbiamo Ibra, If, quindi un buon motivo, anzi due buoni motivi per aprire pacchetti. Quindi, ci sono questi da 15k, però non penso di aprirli tutti e 10. Tra l'altro scade tra poco, quindi direi di partire subito quando... Secondo me sarà abbastanza, poi smetterò, poi non so, magari li apro tutti, non lo so. Comunque, vediamo da questo primo pacchetto che troviamo. Agassa. Che merda. Poi secondo pacchetto con Hazard raffigurato. Altri 15.000 andati, quindi abbiamo già buttato 30.000 crediti perché nel primo pacchetto non abbiamo trovato nulla. Nel secondo troviamo Pitti, ragazzi, cioè va bene tutto. Però se uno spende 15.000 crediti... Vorrebbe trovare qualcosa di decente. Altro pacchetto. Sapete che io ho l'account che secondo me, secondo la mia teoria, è segnato, dove non posso trovare niente di decente. Però vediamo da questo pack. Troviamo Ranocchia e questo conferma la mia ipotesi, perché davvero inguardabili questi pacchetti. 50.000 crediti quasi spesi e abbiamo trovato solo merda. Cioè è incredibile. Andiamo con questo. Andiamo con questo pacchetto commessi raffigurato. Vediamo. Troviamo Dzeko. Che cazzo me ne faccio di Dzeko? Fa schifo. Altro pack, ne mancano 6. Ma stanno andando davvero da schifo sti pacchetti, perché io penso di essere una delle persone più sfigate. Guardate, cioè, uno dei più sfigati sul web nell'apertura di pacchetti. Perché, cioè, ora facciamo questo ragionamento. Un pacchetto costa 15.000 crediti. Vabbè, i giocatori sono random. Ma è possibile che random non mi viene mai nessun giocatore buono? Cioè, mi vengono solamente giocatori terribili. No, apriamone un altro, vediamo. Vediamo se mi zittisce la EA, se vuole farmi un regalo di Natale. Anche se la vedo dura. Infatti Pepe Reina, cioè io dico, non farmi trovare Neuer. No, fammi trovare Pepe Reina. Un altro pacchetto. Altri crediti buttati. Però sono stufo di buttare i crediti. Io non so se farò più pack opening. Soldi e cioè guardate, soldi quando compri FIFA Points, che sono una totale fregatura. E crediti, vabbè, sono crediti, chi se ne frega. Però ci metti tanto per farteli. Intanto abbiamo trovato Bebe, che è un buon giocatore. Ci metti tanto per farti, vabbè, non io, però la gente si mette. Io capisco le persone che magari non hanno sponsor, non comprano crediti, che giocano solo, si fanno il culo per avere dei crediti, per aprire dei pacchetti, poi trovano, come trovo io, le carte schifose, e ci credo che poi la gente si incazza. È normale. Intanto trovo Amsic, Ramsey. Niente di buono. Mancano solamente due pacchetti e da qui sembra che... Anzi, andiamo un attimo a vedere il Team of the Week. Magari aggiorniamo le robe. Vedete, c'è un bel Ronaldo, Ibra. Ma io mi accontento anche di Erto. Cioè, io mi accontento di Erto, ragazzi. Vabbè, torniamo su pacchetti oro e vediamo se funziona questo mega magheggio che abbiamo fatto. 15.000 crediti, altri soldi, altri crediti buttati. E vabbè, vediamo. Troviamo Caceres. Wow. Ultimo pacchetto. Ultimo pacchetto, c'era figurato Griezmann. Ragazzi, prima di aprire questo pacchetto esigo, anzi no, non è che esigo, se volete lasciate un bel mi piace, perché secondo me potrebbe funzionare la cosa. No, in realtà secondo me non funziona. Però lasciate un bel mi piace, che intanto apro questo pacchetto e vediamo chi abbiamo trovato. Griezmann, dai, portaci bene, una volta, una cosa ti chiedo, Berto. Nada, vabbè, Mkhitaryan, Vertonghen ce l'ho già. Comunque sia, non un pacchetto, non un bel pacchetto. Potevo andare di male, abbiamo speso 150.000 crediti e forse abbiamo guadagnato circa 5.000 crediti tra scarti. Tra carte scartate e Vertonghen, Bebe, Mkhitaryan. Lasciamo perdere, ragazzi.
come sempre raga, io vi invito a lasciare un bel mi piace, a 300 mi piace uscirà un nuovo video che penso sarà Bestie Nascoste. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Vi invito anche a scrivermi nei commenti se voi avete anche voi aperto qualche pacchetto, cosa avete trovato. E ci vediamo al prossimo video, bella raga.